Buonasera e benvenuti amici di Funnel Reporter. Daniele Rutolini e Lorenzo Savi vi parlano dal Circolo Sportivo Atletico 2000. Siamo giunti alla 12ª giornata della Serie A della Lega Calcio 8. Si affrontano Roma Calcio 8, George Best Team. Padroni di casa a quota 27 punti in classifica dopo la vittoria ottenuta ai danni dell'O'Connell Irish Pub per 4-1 nell'ultimo turno. Gli ospiti invece vogliono tornare alla vittoria dopo il pareggio interno per 3-3 contro la Sampdoria. Buon divertimento! La Di Giovanni, un po' di spazio in spaccata a un difensore, poi ancora Di Giovanni, controlla con il destro, prova a portarsi il pallone sul sinistro, non è il suo piede, entra in area di rigore il sinistro di Di Giovanni, lascia di stucco Mastro Mattei ed è il vantaggio della Roma Calcio 8. Dopo un buon inizio il George Best Team sembra un po' essersi perso, poi il tiro in porta, De Bernardo l'accompagna fuori, era stato Emanuele Pochi. Pallone che termina sul fondo. Di punizione si riparte da Carnevali. Il pressing di Pochi che gli sradica il pallone. Quadrobiani per Pochi. Ecco Federici, piede sinistro, doppio passo, converge il tiro di Bernardo. La branca a terra. Raddoppiato, viene fermato da Federici. Esterno destro per Pochi. Un po' di spazio, alza la testa, il tiro di Bernardo, stavolta con i piedi. Ma il risultato non cambia, sempre 1-0. Si cerca Simonetta. Sbaglia tutto e raccoglie al volo in semivolée Simonetta. Ha sbagliato l'intervento di Croce. Simonetta non ha perdonato. 2-0, Roma Calcio 8. Ma non c'è più tempo, finisce il primo tempo con la Roma Calcio 8 in vantaggio per 2-0 sul George Best Team. Far uscire fuori dal guscio la Roma, Federici morbidissimo per Michelessi di prima con la testa, il pallone arriva in area di rigore, De Bernardo è di nuovo super su Bollici. Faccio due gol, questa è la Roma fino ad ora. È proprio così Lorenzo, intanto Simonetta, il suo tiro, la deviazione sfortunata e c'è il 3-0 della Roma Calcio 8 con il tiro di Simonetta. Mister, intanto batte la linea perché... Ecco proprio Pascucci chiamato in causa, serve Di Giovanni che tira in porta, il pallone lambisce il palo e termina in fallo di fondo. Attaccato, non c'è fallo, attenzione 3 contro 2. Il pallone che termina nei piedi di Di Giovanni, stavolta è molto attento e para a terra Mastro Mattei. Però Di Bari prova a scatenarsi, una carica, entra in area di rigore. Allora Federici, il pallone per Pochi che lo deposita in rete. Accorcia le distanze il George Best Team con Pochi su assist di Federici. E Simonetta poi è stato super, intanto Pascucci, il tocco per Di Giovanni, siamo in area di rigore, il tiro Mastro Mattei con il corpo gli mette il pallone in fallo laterale. Anzi, va via in mezzo a due Carnevali, però è bravissimo. Allora Trobbiani, il tiro tanto per cambiare, De Bernardo, ancora Federici, ma ancora De Bernardo che stavolta branca la palla, invoca il pallone sempre Pochi che la mette giù egregiamente, fa secco Deraco, il tiro De Bernardo stavolta con i guantoni, la mette in fallo laterale per Federici, il movimento di Vasta contro Pomposelli, Bollici, il tiro piazzato, De Bernardo tocca, ma la palla finisce in rete, è 3-2 con il gol di Bollici, che si porta il pallone sulla bandierina e arriva il triplice fischio dell'arbitro. La Roma Calcio 8 batte 3-2 il George Best Team. È tutto dall'Atletico 2000, da Daniele Rutolini e Lorenzo Sa.